siamo messi male pure con la benzina. Perché non ce n'è. Nei depositi sono rimasti. Già da stamattina che sono in fila le persone per. Dal pomeriggio, sinceramente. Dal pomeriggio. Sì. In molte pompe di benzina è già finito il diesel, voi. Sì. No, il diesel ancora ce l'abbiamo. Benzina di qua più tardi già finisce pure. Ci sono dei problemi di ogni volta, sono dei disagi. Quindi lei pensa che da qui a domenica sarà già tutto finito? Esatto. Visto che eravamo già incolonnati e quindi ho preferito prevenire. Come mai quindi già da oggi? Ma più che altro precauzione, non so se inizierà, quanto durerà, quindi cautelativamente ho già il pieno del gas e faccio pure pieno di carburante. Quindi farà il pieno oggi? Sì, 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 metto al sicuro, purtroppo non si può fare senza. Almeno 35 minuti di fila, quello sicuramente. Mi auguro che se la faccia in tempo perché è un appuntamento tra una mezz'oretta abbondante. Sì, sono stato allo sciopero da circa 20 minuti cercando di poter mettere anche questa benedetta NAFTA. Spero che lo Stato finalmente riesca a capire che siamo al limite. Mezz'oretta qui e un'altra oretta in un'altra pompa di benzina per. Questa è la macchina di mia figlia, ho fatto la benzina nella mia. Mi sto facendo 20 euro e basta, per me dopo 20 euro posso, mi posso stare dentro, non mi interessa niente, non mi interessa niente, io ne faccio solo 20 euro e basta. Grazie, pensa di fare il pieno? No, ci sono i soldi per fare il pieno. Il pieno mancano i sordini, manca l'euro, purtroppo non c'è il lavoro. Addirittura dicono che dura 15 giorni, io non credo però, che è impossibile che durante le feste e accetteremo questa salvaggiatura delle pompe di benzina e dicono anche i supermercati, vero? Sì. È? Sì. Ah, allora auguri per le festività, buona Madonna e buon Natale. Grazie.